Ciao, benvenuto alla nuova puntata di Quattro Centrali, dove gli installatori si sfideranno all'ultimo raccordo per contendersi la migliore centrale termica d'Italia. Si tratta di realizzazioni su impianti in cui è stato messo il sigillo al contatore del gas, ovvero è stata mandata disdetta al fornitore del gas e la casa è diventata completamente elettrica. Oggi ti porterò in Toscana, ti porterò in Lazio, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, per vedere quattro diverse centrali termiche. Prima però lasciami decretare il vincitore della puntata precedente. Nella puntata precedente, di cui trovi il link nella descrizione del video, ha vinto la centrale termica numero 2, quella in Friuli Venezia Giulia, ottenendo il 46,6% di voti per il fattore 1, cioè per la centrale termica. Il corretto realizzo della centrale termica, la pulizia, e il funzionamento della centrale termica con il 60,7% per il fattore 2, ovvero l'unità esterna, il posizionamento dell'unità esterna, e con il 48,9% del fattore 3, cioè l'integrazione con altri tipi di impianto come fotovoltaico, solare termico, batterie di accumulo e così via. Bene, dai, allora partiamo subito con le quattro nuove centrali e come sempre ti ricordo di votare nel link che trovi nella descrizione del video i tre fattori: centrale termica, quindi unità interna, unità esterna e l'integrazione con altri impianti. Bene, allora adesso andiamo a vedere i tre fattori che vanno a determinare il punteggio. I tre fattori sono esattamente l'ordine della centrale termica, quindi un impianto ben fatto, chiaro e funzionale, l'unità esterna, quindi la posizione, la cura dei dettagli e l'estetica, e poi, per finire, l'integrazione con altri impianti, quindi se c'è la presenza di un fotovoltaico, di un solare termico, di batterie di accumulo, della ventilazione meccanica controllata e con l'integrazione della pompa di calore con il resto degli impianti. Eccoci allora nella centrale termica numero 1, siamo in Lazio. È stata sostituita la caldaia, l'impianto è a radiatori. Questi sono i moduli di rilancio verso l'impianto, quindi l'acqua che gira verso l'impianto a radiatori, e questo è il collegamento con l'unità esterna che è posta su un terrazzo appena sopra la centrale termica. Centrale termica che in questo caso, come puoi vedere, è un garage anche. Ci sono le batterie di accumulo, l'impianto fotovoltaico, e qui invece siamo nel terrazzo per vedere l'unità esterna che è stata posizionata alla giusta distanza dal muretto perimetrale per poter garantire il corretto deflusso dell'aria. Il tutto è stato posizionato su un basamento per regolarne la pendenza. Ecco, come in tutte le applicazioni, stiamo parlando di case esistenti, non di nuove costruzioni, e impianti o a pavimento o come in questo caso a radiatori. Qui invece siamo nella centrale numero 2 in Friuli Venezia Giulia. Questo è il collegamento con l'unità esterna, la centrale termica è più piccolina, questi erano gli spazi. Qui abbiamo l'arrivo dell'acqua fredda con il dosatore polisosfati e il regolatore di pressione dell'impianto. Abbiamo poi il modulo idronico a parete con un puffer integrato da 40 litri per fare degli sbrinamenti veloci. Abbiamo poi la pompa di rilancio verso l'impianto, il tutto è stato poi isolato e rifinito con PVC bianco. Abbiamo poi un bollitore da 300 litri per l'acqua calda sanitaria dell'intero edificio. Esternamente, proprio a fianco, c'è l'unità esterna realizzata su una platea in cemento. E, come vedi, c'è lo spazio per poterne fare la manutenzione e qui, come vedi, c'è l'abitazione che è una vecchia casa appena ristrutturata, il tutto con ecobonus del 65%. Prima di passare alla prossima centrale, mi voglio soffermare sul concetto di professionale che tocca qualsiasi tipo di settore, qualsiasi tipo di prodotto. Faccio un esempio: un trapano lo puoi acquistare al supermercato oppure lo puoi acquistare da un rivenditore autorizzato. Un barbecue lo puoi pagare 50 euro
al brico, oppure ne puoi prendere uno da 1000 euro, eppure sempre un barbecue si tratta, oppure una bicicletta da corsa la puoi pagare 200 euro, oppure la puoi pagare anche 6000 euro. Ha sempre due ruote, ha sempre un manubrio, però stiamo parlando di due prodotti completamente diversi. Ecco, allora, a differenza degli altri prodotti, la pompa di calore può diventare un debito se consuma troppo. Non è solo un oggetto d'arredo, non è solo un oggetto da hobby, e quindi vale la pena fare la scelta giusta per investire al meglio i soldi a casa tua. Allora, quali sono i quattro parametri da verificare, anche se non sei un tecnico, che ti fanno capire da subito che cosa hai di fronte? Allora, sicuramente il peso. Pensa a una cucina acquistata da Mondo Convenienza, dove il motto è "la nostra forza è il prezzo", oppure una cucina realizzata da un artigiano. Sicuramente il peso del materiale utilizzato dall'artigiano è molto superiore, pesa molto di più, è una cucina che durerà probabilmente molto più nel tempo perché è più robusta. Stessa cosa anche nelle pompe di calore: se iniziano a pesare 150-200 kg significa che di fronte hai un prodotto solido che deve rimanere fuori alle intemperie. Tanto la pompa di calore non deve fare nessuna gara da corsa, quindi non deve essere più leggera possibile, anzi. Poi c'è il BAFA, questa lista redatta dal Ufficio federale tedesco, che ha fatto un grande favore a tutti quanti mettendo insieme più di 1176 pompe di calore e mettendone insieme le performance, quindi il COP. Ecco, è una lista del tutto indipendente, perché ogni singolo produttore ha inviato al BAFA le prestazioni delle pompe di calore. Ecco, l'enorme vantaggio di questa lista è che le puoi trovare tutte in un unico grande documento, quindi in un unico PDF le puoi confrontare molto facilmente. E poi quindi anche l'installatore. Tendenzialmente un installatore che installa prodotti professionali ha fatto un percorso di formazione, ma quello che ti consiglio è fatti mostrare le foto degli impianti realizzati, sue oppure del suo gruppo, le recensioni dei clienti, come si sono trovate. Ecco, non basta Facebook ed essere un leone da tastiera per dimostrare qualcosa che invece deve essere dimostrato con i risultati. E poi infine il test di laboratorio. Ecco, un prodotto professionale viene testato prima di essere spedito in cantiere. Fatti dare il test di quella specifica matricola di come è stata testata la macchina in sale prove. Se non riescono a darti il test, probabilmente non è neanche stata testata, ma è stata semplicemente prodotta in catena di montaggio. A questo punto ti faccio una domanda: ma le pompe di calore sono tutte uguali? Perché alcune hanno bisogno di una caldaia di supporto per fare un sistema ibrido ed altre invece riescono a riscaldare casa anche se ci sono i radiatori senza l'aiuto della caldaia? Beh, lascio a te la risposta. Eccoci nella centrale numero 3, qui siamo in Toscana, ci sono tre pompe di calore da 30 kW ciascuna per riscaldare una scuola. Queste sono le unità esterne, il collegamento con la centrale termica giusto a fianco, il tutto rivestito con una particolare tecnologia per garantirne l'affidabilità, ma soprattutto la durata nel tempo. Essendo esposto agli agenti atmosferici, anche le tubazioni devono essere rivestite in maniera accurata. Andiamo adesso in centrale termica, dove è stata bypassata completamente la caldaia per trasformare in un edificio 100% elettrico questa scuola. Ovviamente si è intervenuto su un impianto esistente, quindi i circolatori degli impianti di rilancio sono stati sostituiti, ma il collettore, quindi quel tubo grosso che trovi sotto le pompe di rilancio, è rimasto lo stesso. È stata rifatta invece tutta la parte in fondo, come puoi vedere, anche lì isolata a nuovo e con pochi incroci. Questo è importante, ecco, una centrale termica dove i tubi si incrociano poco vuol dire che è stata pensata bene prima di essere realizzata. Ecco, non è l'installatore che arriva in centrale termica e che un po' a sentimento butta giù i tubi, ma è tutto stato progettato. Qui vedi il bollitore, perché la scuola ha bisogno anche di acqua calda sanitaria, e qui sopra invece l'impianto fotovoltaico, perché tutto l'impianto è stato poi ultimato con la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Qui invece siamo in centrale 4 in Veneto, è stata sostituita una caldaia anche qui con impianto a radiatori. Ecco il bollitore da 300 litri, e qui c'era il posto della caldaia dove invece
ha trovato luogo il modulo idronico. Anche in questo caso un modulo idronico con un puffer da 40 litri sul retro, integrato per poter fare sbrinamenti molto veloci, i collegamenti idraulici e qui all'esterno l'unità esterna ovviamente, quindi il cuore del sistema dove c'è il compressore, l'evaporatore, valvola di espansione e quant'altro. Ecco, anche in questo caso è stata posizionata sul retro della casa. A questo punto dai il tuo voto andando nel link che trovi nella descrizione del video e al prossimo episodio decreteremo il vincitore di questa puntata. Se non l'hai ancora fatto e non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco.